andiamo un po' ad analizzare cosa succede in testa alla corsa. Ecco, perfetto, vediamo con la telecamera, qui c'è Missaglia, poi ecco Simoni, poi ecco Casagrande, poi ecco Belli, poi ecco Tonkov, Forconi, poi Garzelli, tutti gli uomini di classifica, poi c'è Gotti, tutti gli uomini di classifica là davanti, poi c'è anche Buonaora, attenzione, un momento particolarmente importante, Forconi perfetto nella scia di Garzelli, poi vediamo Mazzoleni, poi è la volta di Piepoli, poi lo spagnolo Gil, poi Conti, poi Lanfranchi, Frigo, tutti gli uomini di, eccoci con Pelliccioli, qualche difficoltà, poi Cepe Gonzalez con la maglia verde, ritorniamo sul battistrada, sta per iniziare l'attacco, mentre il ritardo di Pantani è di 10 secondi nei confronti del gruppo dei leader della classifica generale. Eccoci con un primissimo piano del battistrada e all'attacco da quanti chilometri? Mi rivolgo al professor Fagnani del servizio informazioni. Stringe i denti, ha ancora un margine di vantaggio di una cinquantina di secondi, si rialza sui pedali, si ripropone all'attacco. Non molla, cerca di contenere il ritorno del gruppo, però ormai non ha nessuna possibilità, tra un po' cominceranno gli scatti, adesso c'è questa salita, non è ancora durissima qui, tra un po' ci sarà un tratto abbastanza insidioso, abbastanza impegnativo. E ricordiamo, erano in quattro al comando Gutierrez, Gomez, Pozzi e Cadlez, l'attacco dei due spagnoli era avvenuto al 55esimo chilometro, poi i due Gomez e Gutierrez si erano fatti riprendere da Pozzi e Cadlez, poi quando Gomez ha visto che non c'era più nessuna chance per il quartetto è partito a sua volta. Intanto mi sembra che Pantani si sia riportato in gruppo, non lo so, ha preso la discesa troppo indietro, è rimasto staccato subito nel primo chilometro della salita e adesso sarà un problema per lui rientrare nel gruppo, anche perché il gruppo adesso sta andando molto forte. E rimaniamo sullo spagnolo, lo merita perché veramente è stato il grande protagonista di questa tappa, una tappa molto attesa, una tappa che sino a questo momento vede gli uomini di classifica tutti in un fazzoletto, tutti lì, nessuno ha forse il coraggio di attaccare, Casagrande ha tutto l'interesse che la situazione rimanga in questi termini. Non si può attaccare adesso, mancano ancora troppi chilometri, poi c'è ancora un tratto di salita abbastanza leggero, mentre vediamo il gruppo di Pantani, il suo distacco è di una quindicina di secondi nei confronti del gruppo e al comando si è portato Roberto Conti, si sono spostati gli uomini della Lampre e si è portato in testa Roberto Conti. 100 chilometri, da 100 chilometri all'attacco lo spagnolo Gomez, veramente una notevolissima impresa. Eccoci qua, siamo a 10 chilometri dalla conclusione, fra gli uomini di alta classifica mi sembra che sia stato Gilberto Simoni il più determinato, ha messo in testa la squadra, li ha fatti tirare a fondo ed ora è lì in terza posizione, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, ha cercato di forzare l'andatura nella penultima salita. Adesso è rimasto solo, però si è portato al comando Roberto Conti. Fino a 5-6 chilometri dall'arrivo per me non scatterà nessuno degli uomini di alta classifica, o almeno fino a quando ci sarà in testa Roberto Conti, fino a quando lui potrà fare un buon ritmo, difficilmente scatteranno, ormai pochi secondi per 15 Gomez. Secondi per la precisione, ma la bella azione, la coraggiosa azione di José Javier Gomez sta per concludersi, il gruppo è a 10 secondi, la maglia rosa, attenzione, ancora 10 secondi per il bravissimo spagnolo, Maurizio. È il pezzo più duro, lo stanno riprendendo, è il pezzo più duro e adesso dobbiamo stare attenti perché qua potrebbe decidersi veramente la tappa. Sono rimasti una ventina di corridori al comando, tutti gli uomini di alta classifica sono lì, tutti nei primi 10. Fabretti, Alessandro. Sì, allora volevo segnalare che il ritardo del gruppetto di Marco Pantani rispetto al gruppo della maglia rosa è notevolmente aumentato, adesso il ritardo
al passaggio sotto lo striscione 10 km all'arrivo è di oltre 45 secondi. Volevo anche segnalare che adesso nel gruppo di Marco Pantani c'è Cepe Gonzalez. A linea ad Aru Bulbarelli. Poi Filippo Baldo, poi anche Pelliccioli, Uria Gonzalez, mentre segnalo fra i migliori il giovane Tonti della Cantina Tollo, che ha preso il posto di Di Luca come promessa di questa squadra. A voi. Ed ecco Pelliccioli, ecco che vediamo i corridori che stanno perdendo contatto. Ritorniamo in testa, come giustamente aveva previsto Davide Cassani. Ecco qua, Roberto Conti in testa, poi c'è la maglia rosa, poi il bravissimo Forconi, poi ecco Belli, poi Garzelli, poi è la volta di Tonkov, è sempre Conti in testa. Abbiamo detto che Conti è l'uomo che porta fortuna. Quando Tonkov vinse qui, Conti era il suo gregario. Due anni dopo vince Pantani e Conti è il suo gregario. Adesso c'è in maglia rosa, ecco anche Axel Merz nel gruppetto di Pantani. E eccolo là Roberto Conti. E pensate che Conti a fine stagione l'anno scorso aveva ricevuto la lettera di licenziamento ed è stato ingaggiato dalla Vini Caldirola proprio per aiutare Francesco Casagrande al Giro d'Italia. Vinse Giro di Romagna, vinse, quindi non è vero Nemo profeta in patria, perché vinse nella sua Romagna. Eccolo là Forconi, bravissimo Forconi oggi, molto mentre bravo. Attenzione Gotti, poi Tonkov, poi ecco Simoni. Eccoci, primo piano di Forconi. Forconi che sta dicendo qualcosa. Tra Forconi e Garzelli c'è Belli, che mi sembra stia pedalando molto bene, controlla la situazione, mi sembra che stia pedalando bene, come stia pedalando bene Francesco Casagrande. Adesso Conti sta facendo un buon ritmo, perché sono rimasti una quindicina, forse qualcuno in più, corridori in testa. E puntualizziamo il lavoro di Conti in questo momento, mentre vede Garzelli e Gotti uno accanto all'altro. 9 chilometri alla conclusione. Qual è il ruolo di Conti in questo momento? È quello di fare un buon ritmo, perché se si sposta Conti la velocità cala e cominciano gli scatti. In questa maniera Conti sta facendo un buon ritmo, sta salendo forte, nessuno scatta. Conti si sposterà a 5-6 chilometri dall'arrivo, a quel punto cominceranno gli scatti e chi ne avrà di più se ne andrà. Perfetta l'analisi, bisogna mantenere alto il ritmo per evitare gli scatti. Eccoci Piepoli con tutti gli uomini della Balestro, vediamo chi c'è davanti a lui. C'è Lanfranchi mi sembra, poi ecco ora attenzione che... perché McRae sta aspettando istruzioni da Tonkov, che probabilmente gli ha chiesto di attaccare, ed è l'americano, ed ecco che entra subito, ha intuito il pericolo e si muove immediatamente la maglia rosa. McRae, attacco della Mapei, McRae con Tonkov in seconda posizione, in terza ha intuito immediatamente il pericolo e si è messo nella scia del russo Casagrande, poi vediamo Garzelli, poi vediamo Belli. Siamo entrati nel momento decisivo. Fabretti. Sì, io giusto per segnalarvi che a 9 km dalla conclusione il ritardo del gruppetto di Marco Pantani è salito a 1.15, a questo punto risalirei nel gruppo e recupererei le prime posizioni. Ed eccoci, Auro. Sì, l'accelerazione di McRae ha fatto sì che si staccasse anche Dario Frigo, con lui Ruschka e Tonti a metà strada, c'è Forconi, Gonciar, poi vedo Mansebo, 100 metri, si è staccato Frigo, comunque questa è la notizia più importante. Sono in 13 al comando. Ed eccoci con McRae in prima posizione, Tonkov in seconda, poi c'è Casagrande, poi c'è, ecco qua, McRae, l'americano. Pedina importantissima, ha cambiato rapporto. Da McRae passiamo a chi c'è nella sua scia, dovrebbe esserci il russo Tonkov. Eccolo lì, Tonkov, poi dopo Tonkov, Casagrande, poi dopo Casagrande, vediamo chi c'è, Garzelli, poi vediamo chi c'è dopo Garzelli, se è possibile vedere chi c'è nella scia di Garzelli. Ecco qua, c'è Belli, poi c'è Gotti, poi c'è lo spagnolo Gil. Siamo 8 chilometri dalla conclusione, poi c'è Buenaora, poi c'è Simoni, poi c'è Piepoli, poi ecco Noè, poi Lanfranchi, tutti gli uomini dell'alta classifica. Manca solo Dario Frigo che è in difficoltà, si è staccato e potrebbe perdere abbastanza. Maurizio. Posso dire, scusate un attimo se intervengo, che sia tu che Fondrest avevate subito detto che tra Belli e Frigo ritenevate che fosse Belli l'uomo di punta della fassa.
complimenti. Maurizio. Sì, Belli lo conosco, l'ho visto pedalare veramente bene, però volevo farvi notare che nel gruppo di testa ci sono tre uomini della Mapei. E quindi Tonkov, ecco, se sta bene, Frigo è avvantaggiato. Scusa, perché devo dire, perfetta la regia, ci mostra Frigo in difficoltà. Attenzione, perché Macré si è spostato, mi sembra, e quindi potrebbero, sì, esserci altri. L'altro pezzo molto duro questo, scatti, torniamo in testa. Auro. Pezzo durissimo, Macré si sta staccando, ha già fatto a pieno il proprio lavoro, c'è stata un'accelerazione di Francesco Casagrande sulla sinistra, ben contenuta da Garzelli e da Pavel Tonkov. C'è anche Baranowski della Banesto, quindi vedo due Banesto e tre Mapei. Resistono Noè, Lanfranchi accanto a Pavel Tonkov. Parte sta rientrando Blanco. Anche sta Parte rientrando Blanco. Anche Rubiera. Ecco il gruppo di testa, comprende, mentre scatta Blanco, Casagrande, Belli, Gotti, Garzelli, Noè, Tonkov, Buenaora, Simoni, Frigo, Blanco, Lanfranchi, Piepoli, Baranowski e poi basta. Poi dopo, quando ci si saranno calmate le acque, magari in fine trasmissione, se fosse possibile far vedere quei due tifosi nazionalisti e coraggiosissimi, perché li abbiamo visti in un punto veramente incredibile. Mentre ecco ancora Blanco, Noè, poi Noè che mi sembra leggermente appesantito, ed eccoci col gruppo di Garzelli. Fabretti, i pochissimi metri, perso moltissimi secondi, pensate che adesso a 40 secondi dal gruppo della maglia rosa, praticamente ha mollato Dario. E intanto c'è Baranowski in testa al gruppo, mentre ora è Blanco Gil che tenta l'avventura. Blanco Gil, gruppo di testa, Casagrande, Belli, Gotti, Garzelli, Noè, Tonkov, ora Simoni, Frigo, Blanco. Blanco che è scattato, Lanfranchi, Piepoli, Baranowski e Rubiera. Eccoci su Gotti, poi Piepoli, poi Simoni, mentre anche Gonciar, Cronoman, che pure era in buona classifica, perde terreno, 7 chilometri, mentre con il numero 71 vedete inquadrato in coda al gruppo Rubiera. Eccoci con Tonkov in seconda posizione, sempre Macré che conduce. Tonkov in seconda posizione, limita i danni la maglia rosa. Blanco ha solo 12 secondi di vantaggio nei confronti degli uomini dell'alta classifica. Ecco che la regia vi rimostra ancora Blanco, lo spagnolo che tenta il tutto per tutto. A un certo punto, in questo momento tattico, potrebbe anche aver buon gioco l'attacco dello spagnolo. Tutti hanno l'interesse a rimanere insieme e Blanco forse ha scatenato. Eccoci su Tonkov, che si deterge il sudore dalla fronte con il numero 21 Baranowski, poi primo piano di Casagrande. Cosa ti sembra? Ecco, rimaniamo su questo primo piano. Mi sembra che stia bene e potrebbe eventualmente attaccare negli ultimi 4-5 chilometri. Anche Belli mi sembra che stia pedalando bene, Garzelli un pelo più affaticato ma neanche troppo, anche Gotti mi sembra un po' affaticato però. Ecco, e rimaniamo. E Piepoli invece mi sembra che anche Piepoli mi sembra questo che stia pedalando la Franchi, bene. Ecco, c'è un detto nel ciclismo che dice: se è vero che gli occhi sono lo specchio dell'anima, sono anche lo specchio della fatica. Eh sì. Santiago Blanco, suo... 12 secondi soltanto per lo spagnolo. Mi sembra che tra tutti sia il più fresco, anche perché non ha questo impegno di classifica generale. Sì, è un corridore che in classifica ha un ritardo di 4 minuti e rotti, quindi non ha può il marcamento. Può giocare tutto per tutto. Sì, non ha il marcamento di altri. Auro. Si è spostato sulla destra Hernán Buenaora, ha tentato uno scatto, ma sottolineerei ancora la prestazione di Rubiera, vincitore a Selva di Val Gardena. Era rimasto staccato nello stesso momento in cui ha perso contatto Frigo. Frigo adesso ha un ritardo superiore al minuto e lui tutto solo è rientrato nel gruppo Casagrande. Comunque Buenaora adesso ha una decina di metri di vantaggio su Baranowski. E beh, non dimentichiamoci che in testa c'è Blanco. Blanco, poi abbiamo Buenaora e poi la maglia rosa. Diciamo che siamo in una situazione, mentre è ripartito Noè. Attenzione, ecco qua Noè. Noè non sarà stilisticamente perfetto, però ha tanta grinta.
Sì, va forte, un corridore che ha già vinto una tappa al Giro d'Italia nel 98. Un grandissimo giro per Andrea Noè. Vinse una tappa a San Marino, indossò anche per un giorno la maglia rosa. Sempre Baranowski in testa per allora Piepoli. Rimaniamo, Baranowski, Tonkov, poi la maglia rosa, poi Belli, poi Garzelli, ora siamo ritornati sul battistrada, poi eccoci con Gotti, poi Lanfranchi che sta andando molto bene, poi Simoni che aveva messo alla frusta la squadra, poi ecco Piepoli. Questo è il gruppo di testa, sono gli uomini che si stanno dando battaglia per la conquista della maglia rosa. Poi Rubiera che in classifica generale ha un ritardo di poco superiore ai 4 minuti. Rimaniamo con queste immagini per vedere, ecco che Noè viene ripreso. Baranowski, parlaci un po' di questo Baranowski. Baranowski l'anno scorso ha avuto un anno sfortunato, ha avuto tanti incidenti, non ha fatto granché. Un corridore che si è distinto un paio di anni fa quando fece un ottimo tour. È un polacco e quest'anno è partito in ritardo anche sempre in seguito agli incidenti dell'anno scorso e non ha tenuto granché. All'inizio del giro, anzi, era al 50% delle proprie possibilità, però tappa dopo tappa sta crescendo, difatti adesso sta facendo un ottimo ritmo. Ed ecco la situazione per quanti si fossero messi in ascolto e visione in questo momento. Al comando siamo a 5 km dalla conclusione di questa tappa che si conclude in salita. Al comando lo spagnolo Blanco, al suo inseguimento a poche decine di metri il colombiano Buenora, poi il gruppo dei leader della classifica generale con Gotti numero 1, Baranowski, Piepoli, Belli, Rubiera, poi Sironi, Lanfranchi, Noè, Tonkov, Garzelli e Aggiano. Mentre ecco, attenzione, Tonkov scatta, Tonkov con Casagrande, un momento particolarmente importante, Tonkov rompe gli indugi, Tonkov che si era imposto qui nel 96, proprio qui, conquistando la tappa, aveva vinto il giro, mentre ritorniamo sul battistrada a 5 km dalla conclusione. Auro, c'è qualcosa di importante? Eh sì, Gotti ha perso contatto, a fianco a Gotti troviamo Lanfranchi e Noè, ancora più indietro Rubiera, Buenora cerca disperatamente di rientrare, l'accelerazione è stata di Pavel Tonkov, ha resistito molto bene Garzelli, Belli, Simoni e Piepoli, Baranowski invece ha perso definitivamente contatto, comunque Gotti è indietro. E siamo a 5 km dalla conclusione con Piepoli, Simoni, Garzelli, Tonkov, poi Baranowski e poi abbiamo visto a centro del Belli e poi a centro gruppo la maglia rosa. Ecco, Belli, vediamo, analizziamo questo gruppo. Belli, maglia bianca, appena usciamo dalle piante, ecco qua, Belli in prima posizione, maglia bianca, Casagrande, maglia rosa, maglia gialla, Garzelli. Poi in quarta posizione c'è Tonkov, vediamo un po'. Ecco qua, Tonkov in quarta posizione, poi c'è Simoni in quinta posizione e poi vediamo Piepoli e poi c'è Buenora. Questo è il gruppo di testa. Sono in sette all'inseguimento di Santiago Blanco, adesso ci ha portato Belli. Belli che ha, secondo me, paura di attaccare, potrebbe farlo, però ha il timore che qualcuno poi gli scatti nei denti dopo. Alessandro. Parte Tonkov di nuovo. Attenzione, parte Tonkov, vediamo come finisce questa azione. Tonkov al contrattacco con Casagrande in seconda posizione. Allora Tonkov, poi Casagrande, poi Garzelli. Attenzione, mentre eccoci sul battistrada che è sempre Blanco. Allora Piepoli, poi Belli, poi Tonkov ripreso. Tonkov che è estremamente pimpante, sulla sinistra c'è, ecco qua, Casagrande, poi c'è Belli, poi c'è Tonkov, poi c'è Garzelli, Piepoli, Simoni e Buenora. Questo è il gruppo di testa, novità Alessandro. Il ritardo del gruppo di Ivan Gotti è di 7 secondi, intanto volevo segnalarvi uno striscione simpatico, lo avevate chiesto all'inizio delle cronaca, chi c'è, chi Noè, Noè. Beh, carino. Auro. Sì, Gotti comunque lo vedo ancora abbastanza agile, adesso sta rientrando, decisamente inferiore ai 15 secondi, sta rientrando Ivan Gotti, è rientrato anche Lanfranchi e anche Rubiera. Rimaniamo sul gruppo di testa, ecco, vedete con il numero 1 Gotti,
che sta riportandosi sui battistrada con Baranowski, il numero 21. Ecco il gruppo di testa, mentre c'è sempre Gil Blanco al comando con un vantaggio minimo. Eccoci con Buonaora in prima posizione, poi c'è la maglia rosa Casagrande che rimane sempre in testa, veramente perfetto. Sino a questo momento Casagrande è in questa tappa tatticamente perfetta, il migliore. Sì, anche se dovrebbe sfruttare questi ultimi chilometri eventualmente per staccare corridori come... Tanto parte Attenzione, Simoni! Parte Simoni, attacco di Gilberto Simoni, vediamo che c'è Belli che si porta al suo inseguimento, attacco di Simoni, poi vediamo Belli in seconda posizione, poi la maglia rosa, poi c'è Garzelli e poi c'è Tonkov, attacco di Simoni, aveva fatto lavorare a fondo la sua squadra, quindi era impossibile che non cercasse le proprie chance. Guardiamoli dall'alto, in prima posizione c'è Simoni, poi Belli in seconda posizione, poi c'è Garzelli, poi c'è Tonkov, poi c'è la maglia rosa, ecco qua Garzelli, poi eccoci con Tonkov e Piepoli, e poi con c'è Buonaora che sino a questo momento rimane tranquillamente, ed eccoci con Gotti che ha perso leggermente terreno, con Gotti c'è Baranowski, mentre continua a scattare Simoni. Se Piepoli sta bene deve tentare di andarsene adesso o tra poco, perché altrimenti la tappa non la può più vincere. Anche Piepoli potrebbe sfruttare questa opportunità essendo abbastanza lontano in classifica generale, ha un ritardo di 9 minuti mi sembra. No, è rientrato anche Noè, eccolo lì. Allora torniamoci in testa, vediamo, questo è il battistrada, lo spagnolo Gil Blanco che mi sembra stia pedalando ottimamente. Molto bene sta pedalando, è un buon scalatore, già nella tappa di Selva era andato molto bene, mi sembra poi che si piazzasse in settima posizione. Intanto è partito Belli e Casagrande ancora è pronto ad intervenire, grande lavoro di tamponamento da parte della maglia rosa, scatta Belli con Casagrande in seconda posizione, poi Garzelli, poi eccoci con Simoni, poi eccoci con Tonkov, e quindi vediamo chi c'è in ultima posizione mentre Belli si rialza. Parte Simoni, scatto di Simoni, Simoni che affianca ancora, scatto di Simoni, vediamo Simoni sulla sinistra, si ripropone come grande attaccante Simoni, vediamo se c'è qualcuno pronto ad intervenire, siamo a 3 km dalla conclusione. Simoni, parte Garzelli, Simoni, poi Garzelli, poi è la volta di Belli, poi la maglia rose, Casagrande è in quarta posizione. Allora, eccolo qua, Casagrande con Tonkov e con Piepoli, mentre continua ad attaccare, siamo nella scia di Belli, è ancora Simoni che attacca con Garzelli in seconda posizione, Belli in terza, leggera flessione per la maglia rosa, ha attaccato a fondo Simoni, eccolo qua, Simoni, poi Garzelli, poi Belli, vediamo se si riporta sui primi la maglia rosa, sì, allora sempre sui pedali, sempre l'attacco Simoni con Garzelli e con Belli, vediamo il vantaggio dei tre battistrada nei confronti della maglia rosa, allora eccoli, Alessandro, Fabretti, il vincitore, allora, dell'ultimo Simoni, Giro d'Italia, Ivan poi Gozzi, Garzelli, poi Belli, poi eccoci con Piepoli, scatta Piepoli in quarta posizione, mentre ricordiamo che in prima posizione all'attacco c'è sempre Blanco che ha un vantaggio di 14 secondi quando mancano 3 km alla conclusione. Simoni, Garzelli, Belli e Piepoli. Con questo attacco stanno per riportarsi su Santiago Blanco, pochi secondi per lui, forcing la maglia rosa in difficoltà, adesso gli sta dando una mano Buonaora che sta facendo poi la sua classifica, Casagrande non ce l'ha fatta a rispondere all'attacco di Simoni e adesso per la prima volta vediamo Casagrande in difficoltà. Casagrande nella scia di Buonaora, ricordiamo che il ritardo di Garzelli è di 33 secondi, di 57 secondi il ritardo di Simoni, mentre Belli a 1,5. Eccola Simoni, Garzelli, Belli, un attacco deciso, un attacco importantissimo. Allora Simoni, Garzelli, Belli e Piepoli, mentre Blanco è stato ripreso. Siamo ormai a 2 km dalla conclusione. Gil Blanco, lo spagnolo, viene ripreso e Simoni si ripropone ancora come grande attaccante. Eccola,
il Trentino, poi Garzelli, poi vedete Belli, poi Piepoli. È possibile vedere magari con la telecamera posta sull'elicottero, ecco qua la maglia rosa che è rimasta con Tonkov e con Buenaora. Il ritardo della maglia rosa, saranno stanno cronometrando 5 secondi, siamo ormai a 2 chilometri dalla conclusione. Sta limitando comunque i danni Casagrande, Casagrande che era rimasto sorpreso dall'attacco di Simoni. Ora con Tonkov e con Buenaora, li vedete appunto inquadrati, sta recuperando, sì, soltanto 5 secondi. Una leggera flessione, ora c'è Garzelli in prima posizione, poi c'è Simoni, poi c'è Belli. Non mi sembra che ci sia un accordo tra gli attaccanti. No, Piepoli adesso sta cercando di sfruttare l'opportunità. Piepoli... E Casagrande, Casagrande si è riportato. Anche perché qui la strada è molto più semplice, siamo con una pendenza intorno al 2%, tra un po' ritorna a salire la strada. Non c'è più collaborazione, Simoni potrebbe tentare di ripartire. Ed ecco che riparte Simoni con ancora Simoni con Garzelli in seconda posizione. Poi c'è Piepoli, Casagrande questa volta non si fa sorprendere. Poi nella scia di Casagrande c'è Belli, poi c'è Gilles Blanco, ecco il gruppo dei battistrada. Vogliamo riproporre Nazareno per favore, mentre ecco qua ripresi da un'altra angolazione, vedete Buenaora in ultima posizione. Davanti a lui c'è Tonkov, poi c'è Gilles Blanco, eccoci con Garzelli, poi Simoni. Sì, Piepoli, come dicevo prima, potrebbe avere questa opportunità, potrebbe partire all'ultimo chilometro per vincere la tappa, che è il suo obiettivo. Abbiamo visto la Banesto tirare tutto il giorno per andare a raggiungere la fuga. Piepoli è sempre stato lì nelle posizioni di rincalzo, sempre a ruota, non è veloce, quindi se vuole vincere deve partire all'ultimo chilometro. Garzelli, Simoni, Piepoli, la maglia rosa, eccoli qua inquadrati, siamo su Garzelli che si volta, cerca qualcuno che gli dia una mano, cerca di capire com'è la situazione, c'è Garzelli, poi eccoci con Simoni, poi Casagrande, poi Belli, tutti gli uomini di classifica in questo sprint a buoni. Riparte a buoni Tonkov, che potrebbero essere importanti. Tonkov che aveva già vinto qui nel 96, aveva vinto la tappa e poi il Giro d'Italia, Garzelli lo marca. Allora Tonkov, poi Garzelli, siamo agli ultimi 800 metri di questa 18ª tappa. Tonkov, Garzelli, Casagrande lì, poi Simoni, poi Belli. Portiamoci verso la balaustra, Tonkov si volta, poi vedete Garzelli, poi Casagrande. Casagrande che ha avuto una leggera flessione ma si è immediatamente riportato sui primi. Simoni grande attaccante, ora è la volta di Tonkov. Siamo allo sprint conclusivo, Buenaora in ultima posizione, Tonkov, Garzelli, poi la maglia rosa, poi Belli, vedete sulla destra Simoni, poi Gilles Blanco, lo spagnolo con la maglia bianco-rossa, poi vediamo Piepoli sulla sinistra, scatoli Piepoli, tenta l'allungo Piepoli, Piepoli che ha fatto lavorare a fondo la squadra, siamo all'ultimo chilometro con Piepoli in prima posizione, Garzelli in seconda, c'è Casagrande in terza. Piepoli ancora scatta, poi vedete Garzelli ed eccoci con Belli sulla sinistra, ora è Belli che si ripropone come attaccante. 900 metri alla conclusione, tutti i leader della classifica generale in questo testa a testa finale. Allora Belli in prima posizione, Piepoli in seconda, Garzelli in terza, Casagrande in quarta, poi Simoni, poi Tonkov e poi in coda con la maglia gialla Buenaora e con la maglia rossa Gilles Blanco. Il più veloce di questi potrebbe essere Stefano Garzelli, Francesco Casagrande si è ripreso, c'è sempre Belli in prima posizione, Piepoli in seconda e riparte Piepoli. 700 metri alla conclusione, Piepoli con Garzelli a ruota, Casagrande non si lascia sorprendere, poi c'è Belli, poi vedete Simoni, ancora scatto di Piepoli, Piepoli in prima posizione, Garzelli, Casagrande, mi sembra che Casagrande sia abbastanza rilassato, tranquillo, il suo scopo era quello di non perdere contatto, adesso si limita a controllare questo sprint. Allora eccoci, telecamere fisse sul rettilineo finale, ripetiamo rispetto al 96 l'arrivo è 2 chilometri oltre, quindi più difficile quest'anno. Ancora Piepoli, poi Garzelli, poi la maglia rosa che si mantiene in terza posizione, però non lascia che qualcuno prenda troppo vantaggio. Sprint
Schmidt con Piepoli in prima posizione, Garzelli in seconda, poi c'è Casagrande, poi c'è Tonkov, poi vedete la maglia rosa a centro, uno sprint incertissimo, uno sprint estremamente bello, estremamente interessante, ed è Garzelli, Garzelli che scatta con Casagrande in seconda posizione, maglia gialla Garzelli, Garzelli al comando, Garzelli ormai è sicuramente vincitore, Garzelli può alzare le braccia, Garzelli, poi Simoni, poi Casagrande, poi Piepoli, poi Tonkov, poi Belli nell'ordine, eccoci con Buonaora, mentre arriva anche Noè e nella scia di Noè c'è Gilles Blanco. Garzelli, avevi ragione. Ha corso molto bene, è un corridore che ha guadagnato anche 12 secondi, qualcosa in meno nei confronti di Stefano Casagrande, perché anche lui ha preso qualche secondo di abbuono. Un Casagrande un po' in difficoltà negli ultimi 3 chilometri, ma si è prontamente ripreso e è ritornato brillante nell'ultimo chilometro. Non è cambiato tanto, l'unica cosa da segnalare è la crisi, la defaillance di Frigo, che era quinto in classifica generale, e anche di Gotti che... Poi oggi sentiremo anche il parere di Fondriest, mentre ecco che sta arrivando un altro uomo della Kelme che avevamo visto tra gli attaccanti, vale a dire con il numero 71, e Luis Rubiera. Il ritardo è di 50 secondi. Eccolo, intanto vediamo Gotti che sta per concludere la prova, ancora 300 metri per lui, mentre sta arrivando Lanfranchi e Baranowski. Lanfranchi con Baranowski, allora la grande vittima di questa tappa è Gotti. Sì, Gotti e Frigo. Gotti che con questa tappa vede svanire i sogni di gloria, non può più vincere questo giro, anche Frigo in difficoltà fin dai primi chilometri, un Garzelli invece più pimpante che mai. E allora, vince la sua prima tappa al Giro d'Italia. Allora ecco McRae. Allora a questo punto chi può vincere e chi non può più vincere questo Giro d'Italia, mentre vediamo questo gruppetto, McRae, l'americano, poi ecco Gonchar e poi Mancebo, ed ecco Gotti, il ritardo di Gotti 1:53. Ritardo di Gotti 1:53 secondi, mentre Buonaera ritorna verso il traguardo. Ecco che sta arrivando Forconi, bravissimo Forconi, il toscano che è rimasto accanto a Garzelli, veramente, ecco qua che merita, bravo, bravissimo. È stato tutto il giorno al fianco di Stefano Garzelli fino agli ultimi 10 chilometri ed è normale che esulti per il successo del suo compagno di squadra. Mentre con il numero 73 arriva Joaquin Castelbranco, il colombiano, e arriva anche Frigo. Eccoci qua con Frigo. Frigo, e poi con Frigo arriva anche Rusca, il cronoman. Allora, vogliamo un po' riassumere. Vediamo un po', eccoci, aspettiamo intanto il ritardo di Pantani, la classifica di questa tappa: Garzelli, Simoni, poi Casagrande, poi Piepoli che è stato cronometrato a 2 secondi, sempre 2 secondi Tonkov, 2 secondi per Belli, 8 secondi per Buonaora, 12 per Noè, 12 per Blanco, 49 per Rubiera. È arrivato Tonti, che è diventato l'uomo di punta della cantina Tonti. A questo punto Garzelli rimane secondo in classifica generale, però il suo ritardo si è ridotto a 25 secondi, perché avendo guadagnato lui 12 secondi, Casagrande ne ha guadagnati 4 perché è arrivato terzo, quindi guadagna 8 secondi, si porta a 25 secondi in classifica generale. Anche Simoni guadagna 4 secondi nei confronti della maglia rosa e si porta a 53 secondi. Mentre la regia ci ripropone lo scatto vincente di Garzelli, allora a questo punto testa a testa finale fra Garzelli e Casagrande. Simoni, Belli e Tonkov compresi. Allora io mi rivolgo a Fondriest, te la senti di fare il tuo commento, il tuo giudizio su questa tappa, tappa importantissima? Sì, allora abbiamo visto sicuramente la ripresa di Tonkov, ritornato a essere più o meno ai suoi livelli. Non ho visto un corridore molto superiore agli altri. Simoni ha attaccato, forse leggermente è stato oggi inferiore alle altre due tappe. Oggi secondo me Garzelli ha vinto, però l'ho visto soffrire molto. Non vorrei che cedesse domani come aveva fatto
nella tappa di Bormio. Intanto ringraziamo il professor Fagnani che ci ha riproposto. Allora, che... Auro, subito la linea. In diretta con Francesco Casagrande, un momento difficile a 3 chilometri dall'arrivo, però siete rientrati. No, preferivo un attimino andare su di mio passo, perché andavano tutti scatti, infatti si sono fermati subito, termine di 500 metri sono rientrato. È stata la prima volta che ti abbiamo visto non in crisi, ma comunque staccato in seguito a uno scatto in questo Giro d'Italia. Ma sai, è logico, forse si equivalgano per tutti, era una salita molto veloce, non molto adatta alle mie caratteristiche. Oggi avresti potuto incrementare il vantaggio, l'hai fatto su Gotti e Frigo, però ha recuperato uno splendido Garzelli. Ma ti ripeto, una salita che si addisceva più a lui e niente, per ora va bene così, continuiamo. Ringraziamo. Dei battistrada continuano gli scatti.